Sandra va. E campamma papparà, e campamma papparì, papparice morte torta papparà. E campamma papparì, e campamma papparà, chiapparanna che sta vita Sandra va. E campamma papparà, e campamma papparì, papparice morte torta papparà. Come è andata l'operazione? Ah, vai, ci stai una parte, sacci che era una buffata di mazzata. Tua moglie, ma buffata di mazzata! Mazzata, cicata. E comunque, tu sei stato un uomo nei tempi in ospedale, che hai combinato? Mi hanno fatto gli accertamenti, mi hanno trovato anche l'ernia e mi hanno fatto pure questo. L'uomo ha il cervello, solo l'ernia. E com'è andata l'operazione? 10 punti! E che hai vinciuto? Lucca Carolina, ma la parte non va a faticare. Mamma mia, come stai stamattina? Boh, io principale ancora non è venuto. Buongiorno! Il solito, per favore! Il solito? E capite questo? Io non mi ricordo proprio, l'è passata una settimana, ma un po' ci faccio tre. Buongiorno! Un bel tè caldo! Signora, ecco il solito! E che avete fatto? Il solito tè! Ma non scherzate, che devo fare con questo tè? Voi volevate il tè? Prego, prego! Prego! E che la cosa è fatta fritta? E io voglio scaffare una cosa! Ma no, no, no! Chi è per me un punto di purità? O tu mi ti fai schifo? E quando la nuova c'ho lì? Spione! Ma insomma, io non come solito! I spioni passano a due. Entra. Io qua sono di casa. Ah, che bello. Senti, capo, dai. Buongiorno. Buongiorno. Oh, nuovi clienti. Infatti ho portato una nuova cliente e sa pure cantare. Vabbè, dai. Nel frattempo faccio un bel caffè. Un caffè ci vuole due, ovviamente. Ci vuole proprio. Ci vuole, sì, un bel caffè. Mamma mia, che giornata! E che giornata! E che giornata! Principale, che sono vi presentate? Già! Ma aveva racconto pure a te! Ma guarda! Ma perché tutta sta roba dopo pac? È una storia lunga, poi vi racconto. Guardate, la storia è una storia lunga, a me non ne parliamo proprio! Ma che mi è successo? Neanche una telefonata mi avete fatto. Ma come, niente di bene che stamattina come sono sceso le ruote della macchina tutte quante bucate. Sono andato per prendere il telefono, era tutto scassato, rotto, chissà chi me l'ha rotto. E per finire, ha già avuto un capo colmato, hai capito? E beh, che c'è di strano? Guardate che c'è di strano! Ha giocato un biglietto e mi sono seduto vicino al finestrino. Per guardare il panorama. Pure a me mi piace stare vicino al finestrino, mi rilassa.
E infatti, rilassandomi. E vi siete addormentate, è vero? E beh, può succedere. Che può succedere? Che mi sono addormentata? Mi sono messa a giocare col biglietto, no? Quando ho fatto una pallina, pazziata, ho fatto questa pallina di carta e senza accorgermi l'ho buttata. E va bene, può capitare a tutti. E che c'è di male? Che c'è di male? Niente! Se non fosse salito il controllo! E vabbè, voi glielo avete spiegato cosa era successo. E voi glielo avete spiegato? E voi glielo avete spiegato? Sì! Gliel'ho spiegato, ma non mi ha creduto! Chiunque senza biglietto potrebbe dire così. Certamente. Io poi mi sono ricordato che il signore che stava a fianco mi ha visto obliterare il biglietto. Ho capito, fatto col biglietto. Ignorante. Oh, obliterare, vinimare, autenticare. Mario, l'ho messo nella fessura della macchinetta e quello mi ha messo il timbro della data. Ho capito, il signore vi ha fatto da testimone. Logicamente. Che? L'avveniente, il signore, cosiddetto signore, ha detto che non aveva visto niente e non se ne è accorto di niente. Disgraziato. E il controllore che ha detto? Mi ha fatto 250 euro di multa. 250? E allora sono 500. Ok, 250. Ma la giustizia divina esiste. Esiste. E in che senso? Il signore infame che non aveva visto che aveva un biglietto è sceso prima di me e si è scontato un pack. E voi l'avete chiamato per avvisarlo? E col cavolo! E che avete fatto? Così ma c'è pigliato un pack e me ne so chiuso. Ma non mi dire niente, ma devo andare un attimo alla posta a fare una bolletta importante. Chi ci va? Aspettate! Ma dove ne andate? E mi ha lasciato così! Così come? E mi volete dire che ci stiamo in tuo pack? E completa ciccia! Sei È bravo principale, questo non me l'aspettavo. Ci sei caduto però! Vabbè, non ti preoccupare, non dovevi accogliere, è uno scherzo! Uè, comunque mi vado veramente alla posta, ci vediamo più tardi, ti raccomando! Ma guarda sto figlio in droghe, però lo scherzo è bellino. Uè, state zitto, ma già fu lo scherzo a caccruna, voi assecondatemi, ok? Buongiorno signore! Buongiorno! Ma credo Massimo è venuto ancora! Ma che è sta faccia? È come davvero brutto! Ma stamattina ho preso 250 euro di multa! Ma tu che stai dicendo? Un fatto è questo! Stata Massimo! Si avvicinava loro da chiusura e io tomo, caccio! Ma come stai dicendo? Ah, rivelo! Ma non quando rivelo! Io ho comprato il biglietto, sono salito sul pullman, mi sono seduto vicino al finestrino e mi sono guardato il panorama. È vero, pure io mi metto vicino al finestrino. Eppure io mi metto vicino al finestrino, anzi mai ci metto la porta, se no mi viene il mal d'auto. E mentre mi rilassavo... Si è dormito, eh? Mi sono messo a giocare con il biglietto. Ah sì, e che hai vinto? Fatelo parlare. Praticamente ho fatto una pallina e l'ho buttata giù dal finestrino. Poi Mario, ecco qua. Non lo sai che non si buttano le carte a te? Vabbè, l'avevo fatto senza pensare. E quando mai pensi che... quello dopo un po', non passo contro l'ora. E scommetto che volevo un biglietto, no? Logicamente. E scusate, voi avete spiegato il fatto? Sì, ma non mi ha creduto. Ci avrei scommesso. Io insistevo, ma quello non mi credeva. Poi mi sono ricordato che c'era un signore a fianco a me e che mi ha visto che c'è il mio tuo biglietto, già te lo obliterare. Ah, meno male, almeno c'era un testimone. Ma che? Chi l'ho menito? Ha detto che non mi aveva visto e non sapeva niente. Ma guardate che disgraziatura. Non te lo
mi ha fatto 250 euro di multa. 250? 250! Azz, 7,50! No, sono 250. Che ingiustizia. Ma la giustizia divina esiste. In che senso? Quel signore infame è sceso prima di me e si è scordato la pacca. E tu l'hai chiamato e l'hai avvisato. Venite a cavare, ti è scordato la pacca, no? Col cavolo! Scusate il gesto. Per carità, avete ragione. E beh, hai ragione, hai fatto bene. E così mi sono preso il pacco e me ne sono andato a casa. E avete fatto proprio bene. E mo scusatemi che devo andare un attimo nel bagno. E che fai, te non è così? E così come? Ma voi le trovate lì dopo pacco? Che cosa? E coppo le cazzo! Oh! Molto bene di questo locale. Siccome io dovrei fare un meeting, voi li fate i meeting? E i meeting? Bacimucetti, meeting che stamane? Parlate con me, abbiate bontà, questi non capiscono niente. Di che si tratta? Allora, io dovrei fare un meeting importante di avvocati. Io sono l'avvocato De Cesare. Ah, piacere, hai capito? Oh, figlio di Cesare. Dicevamo che occorre una certa importanza a questo meeting perché vengono tanti avvocati, eccetera, eccetera. Per cui mi occorrono delle cose veramente importanti. Prima di tutto una mise en place veramente decorosa. E chi l'ha messa in la piazza? Messa in piazza. Ma non stanno di meno, piove, casomai d'estate. Ma messi sono. Scusate, questi non mi fanno capire che cosa intendevate dire. La mise en place, ovvero un servizio fatto per bene, un allestimento elegante, veramente un bel servizio. E noi un servizio ci facciamo. E mi raccomando, in questa mise en place, piatti di porcellana, posate d'argento e cosa più importante, perché se no il meeting non riesce, bicchieri di puro cristallo cecoslovacco con piomba a 18. Ma non siamo pieni di bicchieri, guardate il bicchiere. Quant'è caffè? Non è nessuno. 2 euro, prego. 2 euro? Resto, mangia. Poi dopo ovviamente vi farò sapere con precisione. Tagliata fai vedere un bicchiere al signore che sono di puro cristallo, anzi ma glielo facciamo proprio provare. Ci abbiamo dei bicchieri di cristallo, eh? Voi sapete come si vede per vedere se è un bicchiere di cristallo, no, è di cristallo o meno. No, non lo so, mi fido che sia di cristallo, però se c'è una controprova, che ben venga. Se permettete, io ne capisco e lo so io come si fa a vedere se il bicchiere è di cristallo o meno. Si prende il bicchiere in mano, si prende il cucchiaino e si vede...
faccio vedere io. Si prende il bicchiere dalla bocca e si fa suonare. Ma non suona bene. Allora non sono di cristallo. Ma siete una massia cretina, datemi a capo. Guardatemi in all'occhio, guardatemi a... O il bicchiere si vede per culo. È una bella musica. È di cristallo o no? Vedete adesso come suona bene. A proposito. Che? Avvocato. No, 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 facciamogli vedere quella pratica, Mariano, quella cosa che ci è arrivata. La cosa che mi è arrivata a me, chi lo vuoi, lo vuoi. Appunto. Mi è arrivata questa carta, la prendo, la prendo. Voi siete avvocati, venite proprio qua che si può qua, vedi. Voi siete il convenuto. Scusate, ma non era cosa penale? Ma è penale, è penale. Scusate. Da quello che vedo, è qua, vinciamo. State un poco male, vi fanno il servizio. Qua stiamo proprio a posto, stravinciamo. Io guardate il servizio che fanno. A lui? Scusate. Ma perché quando vinciamo, vinciamo? E quando mi fanno su pizzi mi fanno solo a me. Cari gente, questa è la legge. È grigia! Ma la legge è merda. Accio! Mariano! Mariano, sai cosa ho comprato? Una cosa bellissima, guarda, ti piacerà sicuramente. Carmen, cosa hai comprato? Ho comprato la caccavella, ho comprato la caccavella, la caccavella! Hai comprato la caccavella? Ma qua caccavella, ma non capisci niente! Ho comprato un perizoma bellissimo! E quanto costa? 100 euro! No! 1000! 1000 euro! Sì, però mi fa un culo bellissimo. A te ti fa un culo bellissimo e a me mi fanno un culo tanto. Ma come si passano i vuoi? Io colpo mio nipote di 5 anni. Tengo la polacca incinta a casa mia. Gesù, tuo nipote? E com'è possibile che chi le dà le 5 anni? E chi le esce che mi buca i preservativi? Mi stai interessando, stanno facendo i provini per il grande fratello! Sì, sì, io non ci faccio tanti i provini, metà 6, metà 7, metà 8, ci faccio pure punto dei loro numeri, non so tu che metti tengo. Non potevo venire con lui! Ma bisogna essere portati! Non ci può portare! Sì, ma alla fine uno può picchiamare! Come, l'hai ricevuto, proprio là di uno! Quando sono della torre, quella della televisione! Qui! Mamma mia! E non c'è venire a Roma, a Milano! Te la torre, dicite, ma non c'è una roba di domani, sono con la radiotecnica, la televisione, quando va a venire a ritirare. Ma loro non me l'aspettavo proprio, da te proprio, con quella moglie che tieni, ma no, non è possibile. Ma che hai fatto? Ma come che hai fatto? Ho saputo che sei andata a prostitute. Vabbè, sì, lo ammetto, qualche volta l'ho fatto. Perché? Perché mia moglie certe cose non fa. I fa! Maria, in confidenza, ho detto fra di noi, visto che ci troviamo. Ma tua moglie a letto com'è? Chi ne dice bene, chi ne dice male? Mia moglie da un po' di tempo a letto, non me so dice, ma non va tanto bene. Non va bene? Ma quando mai? È brava a letto, e non lo dico solo io, lo dicono tutti! Sì, è brava! Caspita, riesce a resuscitare pure i morti! Andai, ci vado pure io! Devo fare uno spettacolo di beneficenza nella parrocchia! In la parrocchia! A così combinata!
che lo fa tutto beneficenza. E non posso farlo io? Ma va a te, guarda, se si tratta di beneficenza, l'accompagno io. Andiamo. Ci vado, questa è mia sorella, ci pensi che accompagni? Vedi, tu non hai visto, l'ha già licenziato.